Salone del Libro 2024 dal Future Channel Giovane e Imprese per costruire insieme il futuro, e mi pare che a questo punto i nostri ospiti si sentiranno a loro agio rispetto a questo claim, un claim che ci accompagna da tanto tempo, così come ci accompagna da tanto tempo la collaborazione con Camera di Commercio e con Rete 7, con i giovani degli oratori di Don Bosco che permettono la produzione di questa regia, a raccontare il salone, a raccontarlo secondo tanti punti di vista, dagli scrittori che vengono qui a parlare alle persone che lavorano, i professionisti di Camera di Commercio che organizzano diversi incontri legati al settore dell'editoria, e tutti quelli che sono anche gli enti di settore, le persone che a vario titolo si occupano dello sviluppo del nostro territorio, che è la grande ricchezza su cui stiamo seduti e su cui dobbiamo impegnarci. Un panel, quello che abbiamo la fortuna di realizzare, sono davvero contento di poter realizzare questo panel oggi grazie alla collaborazione con Unioni Industriali, che secondo le migliori tradizioni giornalistiche, adesso bisogna dire, ha un parterre di eccezionale rispetto. Inizio a presentarlo. Al mio fianco Giuseppe Bergesio, amministratore delegato, o come chi dice chi ha fatto la Bocconi, CEO di Iren Energia. Buongiorno, Giuseppe, buona giornata e benvenuto. Grazie di essere qui. Al suo fianco un altro Giuseppe Aimi di Biper, e qua mi fermo. Giuseppe, buona giornata e benvenuto. Grazie. Sfogliando in le mie schede tecniche, Francesco e Andy, grazie anche a te Francesco di essere qui con grazie noi voi. Per Sistemi S.P.A. E poi arriviamo con Maurizio Torchio, benvenuto, dovrete fare in comunione di un microfono, mi scuso, direttore dell'archivio storico Stellantis, buona giornata. Grazie. Beh, la prima domanda in questo caso è d'obbligo, io non so se siete venuti magari in veste anche non istituzionale in questi giorni a visitare il salone, magari con la famiglia, se avete avuto questa fortuna. Che aria avete respirato o state respirando in questo salone, e soprattutto qual è il valore civile e sociale di uno spazio, di un'agorà, di una piazza in cui circolano le idee. Poi andremo a parlare di cultura di impresa, ma la cultura è proprio quell'idea che diventa un qualche cosa di concreto, che diventa carne, che diventa relazione, e qua di cultura se ne fa davvero tanta ed è ogni tanto una luce. Allora chiederei a voi, scegliete voi l'ordine con cui rispondere, il valore sociale e civile di questo evento. Beh, diciamo, le parole forse non sono in grado di esprimerle in modo adeguato. Bisognerebbe passeggiare, diciamo, e vedere quanta gioventù c'è, e questo secondo me è un segnale importantissimo. Io il primo momento che passo quest'anno al Salone del Libro, ed è il primo anno che vengo senza la famiglia, nel senso che i miei figli sono ormai grandi e quindi vanno per conto loro, hanno già, diciamo, navigato, comprato anche oggi, però, diciamo, e quindi il valore lo si percepisce dalla presenza di giovani, e questo, diciamo, è una prospettiva, è un futuro anche per il valore economico ma soprattutto sociale anche del Salone del Libro di Torino. Ma senz'altro entusiasmo è una parola che definisce meglio quello che qui sta avvenendo, no? Dicono che l'Italia è un paese dove ci sono più scrittori che lettori, verrebbe da dire che non è proprio una bimba così. Di 8 anni ieri mi ha chiesto: ma in questo salone ci sono più persone o più libri? E io gli ho detto: non so se la domanda è statistica e devo risponderti con un numero, oppure se è una domanda filosofica. In tutti e due i casi mi hai messo in crisi. No, assolutamente, dicevo entusiasmo perché la cultura, che sia cultura vera, che sia cultura d'impresa, è tale quando è diffusa tra la gente. Io penso che sia un fiore all'occhiello questa manifestazione, e tutti siamo molto contenti di essere qui, sia in veste di partecipanti ma anche di utenti, perché no? Sì, io vengo al Salone del Libro, credo di non essermene perso neanche un'edizione, forse giusto l'edizione del Covid che è stata rimandata. Però... E ricordiamo le prime edizioni che erano Torino Esposizioni, eravamo in zone... Palazzo Nervi. Certo, e tutti gli anni effettivamente c'è sempre più gente, ma ci sono anche sempre più editori. Si dice che si legge sempre di meno in Italia, probabilmente è così, però allora vuol dire che ci sono sempre le stesse persone che però ogni anno comprano sempre più libri, perché se no diversamente non si spiega la numerosità di editori, anche piccoli, però tutti molto interessanti, tutti da scoprire. Quindi evviva il Salone del Libro, questo, tutte le edizioni che ci sono state, anche
quelle future. Maurizio, la domanda è la stessa, in più a te chiedo se c'è stata anche un'edizione che ha visto l'archivio storico di Fiat per protagonista, perché sappiamo che in alcune edizioni ci sono state alcune chicche, quindi... Ma è capitato di venire a raccontare pezzi di storia dell'azienda. Il Salone del Libro suscita sempre grandi speranze, la speranza che una parte di questi fiumi di persone li si ritrovi poi nelle librerie, li si ritrovi poi alla presentazione dei libri. Però noi vogliamo vederlo in positivo questa cosa, quindi non vogliamo guardare tutti quelli che poi in libreria non ci andranno, ma vogliamo pensare a quella percentuale che partendo da qui, diciamo partendo dall'evento, si trasformino poi in lettori veri. Questo può succedere. Mi collego a un vecchio amico che mi fa piacere ricordare ed onorare, che è la figura di Rolando Picchioni, che di fianco al Salone del Libro ha sempre creduto, sostenuto, promosso quello che era Portici di quello che è Portici di Carta, là dove i librai in questo caso hanno un salone en plein air, proprio grazie alla composizione della città di Torino, che per 10 chilometri te li puoi fare sotto i portici al riparo dalla pioggia. Quindi credo che questo binomio che tu hai citato sia rigorosamente da tenere insieme. Cultura di impresa. Adesso siamo in uno stand che ha questo titolo, Giovani imprese per costruire il futuro. Vi chiederei di rivolgervi a un giovane per spiegare in parole semplici che cosa intendete per cultura di impresa, per renderlo pragmatico, perché poi magari il giovane ha un sogno da realizzare. Io vorrei diventare ingegnere, io vorrei lavorare nell'ICT, vorrei lavorare nell'automotive, perché no, mi piace la finanza, adesso cito alcune delle professioni che voi rappresentate. Ma per cultura di impresa, che poi è quella cosa per cui anche quando escono fuori le statistiche, per quale impresa tu vorresti lavorare, no? Allora viene fuori che in America tutti vogliono lavorare per Google piuttosto che per un'altra azienda, è ciò che resta del piacere di realizzare il proprio sogno dentro un'impresa. Quindi vi chiederei cosa intendiamo per cultura di impresa? Spiegate a un giovane. Ma guarda, allora, prima me lo sono chiesto anch'io per dire, ma cultura di impresa vuol dire la cultura con cui l'impresa fa impresa o come l'impresa fa cultura? Alla fine poi, diciamo, la risposta che ho detto, il concetto più vicino, più affine a quello che è questa sintesi è responsabilità d'impresa, per cui per me un giovane che viene da noi deve essere responsabile a guidare la cultura dell'impresa e tutto quello che ci sta intorno in termini ambientali e sociali verso l'obiettivo che è quello di dire in questo momento, è l'obiettivo del percorrere, continuare a percorrere il concetto di transizione ecologica oltre che transizione energetica. Transizione ecologica che in realtà in modo sabaudo, e poi spiegherò magari il giro dopo perché, abbiamo già fatto per circa 100 anni. Negli ultimi 20 anni l'abbiamo fatto rendendoci di più conto di quello che realizziamo e di quelli che sono i nostri progetti futuri che stanno in realtà nel nostro DNA di cultura d'impresa. Quindi responsabilità, io mi annoto alcune parole chiavi, la parola responsabilità. Per te Giuseppe? Ma se dovessi parlare a una giovane o un giovane, gli direi innanzitutto che la cultura di impresa sei anche tu. Cioè noi dobbiamo, secondo me, immaginare una cultura di impresa che non è semplicemente una storia da raccontare come tale da essere bevuta da chi arriva, ma la cultura la fanno le persone che ogni giorno lavorano quotidianamente in un'azienda, chiaramente ispirandosi a dei principi, dei valori che hanno una storia, ma questi principi e valori vengono ogni giorno modificati e migliorati. Quindi un giovane ha molta più importanza di quello che può immaginare quando entra in un'azienda, ed è un tema che noi tocchiamo con mano. Noi abbiamo un cambio generazionale in atto molto forte, ce lo impone il mercato, ce lo impone anche la volontà della banca di essere in questo momento al passo con i tempi. Ecco, quello che noi cerchiamo di spiegare ai giovani che entrano è che da subito tu sei una parte integrante di questo. Ti spieghiamo noi alcune cose, ma spiegaci anche tu quello che a noi serve per essere al passo con i tempi. Per renderla viva e attuale, quella cultura. Assolutamente sì. Abbiamo il piccolo problema del cambio di microfono. Ma... Allora, la cultura di impresa è molto difficile da definire, è un concetto labile con dei confini molto sfumati, come tutte le declinazioni di cultura.
se dovessi spiegare a un ragazzo, una ragazza che cos'è, gli direi guarda come l'azienda tratta te nel momento in cui entra a lavorare per un'azienda, guarda anche come l'azienda tratta i suoi clienti, tratta i suoi fornitori, cioè in ultima analisi guarda quali valori vengono messi in gioco nelle relazioni con tutti, col personale, con chi sta fuori dall'azienda e con chi sta dentro, perché poi alla fine la cultura è una serie di comportamenti che è poi l'unico modo per concretizzare un concetto astratto come la cultura. Quindi guarda come vieni trattato e guarda come l'azienda tratta gli altri. Beh, grazie, un piccolo aneddoto. Ho fatto per un po' di tempo, per 2 anni, il consulente esterno di un CDA in una grossa multinazionale che voleva una voce divergente rispetto al CDA. Mi hanno convocato 3 volte, mi hanno dato il value statement da studiare, no? E erano 57 tomi, ho detto... Beh, a questo punto uno era meglio farsi religioso, cioè era più semplice rispetto a tutti quei valori che lì venivano riportati. Però ho visto e toccato con mano quanto dietro quei processi da multinazionale noi si vedeva una parte soft, valoriale, che probabilmente li animava e li rendeva possibili. Ma uno dei rischi per chi si accosti per la prima volta, e per la prima volta mi intendo anche rispetto alle famiglie, ad esempio questo era il mio caso, io non avevo nessuno che avesse lavorato in azienda prima di me, quindi quando ho iniziato a lavorare in azienda io temevo di entrare in una specie di... Tu sei di Torino? Io sono di Torino. Quindi eri uno dei pochi? Ero uno dei pochi. Cioè io ero vicino all'Olivetti, ero uno dei pochi che non aveva nessuno, esatto, che lavorava all'Olivetti, quindi, io ti capisco. Temevo di entrare in una macchina iperrazionale e dove tutto era immediatamente orientato al profitto e dove non solo non potevi sbagliare niente, ma effettivamente se uno immagina una cosa iperrazionale, effettivamente non c'è spazio. Cioè, tu sei entrato in Fiat. Io sono entrato in Fiat. Che immaginavi di essere... come dire, Charlie Chaplin? Neanche, cioè io mi guardavo intorno e non capivo come mai le persone parlassero anche fra di loro, facessero anche delle cose che non si traducevano immediatamente in denaro. Ero sbacalito da questo. Quindi la cultura di imparare qualcosa della cultura di impresa anche attraverso la storia delle imprese ci aiuta a capire questo sedimentarsi di storie di persone, di valori, che fanno sì che un'impresa sia diversa dall'altra, e dove appunto non è che tu sei lì e ti fanno una radiografia e da quello stabiliscono che ne sarà di te anche del tuo futuro. Cioè tu cominci un dialogo dove cambi tu, cambiano le persone che hai intorno, e diciamo, io lo direi così rapidamente, la cultura di impresa ci ricorda che sono comunità di esseri umani quelli che fanno le imprese, nel bene e nel male. Allora adesso faccio un salto carpiato, ma cercando di rimanere dentro lo stesso tema. Al Salone del Libro, quindi un invito a leggere, ad aggiornarsi, a un pensiero che sia anche divergente, leggere di cose che non per forza riguardano il proprio operato. Quanto solletica il management, soprattutto nella parte più alta, ma in realtà tutta l'impresa, al fatto che investire in una buona lettura, investire nella cultura to cure, investire nell'arte e quindi nel pensiero, diventi di fatto un importante valore per l'azienda dentro cui uno opera ed è responsabile, così da non ridurre le figure apicali soprattutto, ma poi a scalare, in risolutori di problemi tecnici o di processo, ma in realtà essere capaci di regalare ciò che probabilmente è più difficile regalare, cioè una vision, il futuro, un orizzonte, un ne vale la pena. Ma sì, guarda, ti ringrazio per questa domanda. Io sono, leggo in generale, ma sono appassionati di biografie, ma biografie relative, diciamo, a grandi manager che possono insegnarmi, ispirarmi qualcosa. Quindi ai giovani dico: prendete quello che è il vostro futuro imparando da quella che è la storia di personaggi vincenti, no? Perché vi permette comunque di costruirvi a modo proprio, senza copiare evidentemente, quello che può essere un vostro percorso di carriera, vedendo quali erano i sogni di quelli che poi in parte, magari in piccola parte, sono riusciti a realizzarli. Questo secondo me è un momento, diciamo, che abbina la cultura all'evasione dal lavoro quotidiano, ma permette di crearsi un ponte verso il futuro professionale.
Ma rispondo citando un aneddoto recente. Noi come Viperbanca siamo partner del premio Strega, che ha visto, tra parentesi, proprio ieri qui a Torino la premiazione del premio Strega europeo. È stata una bellissima cerimonia. Per la prima volta quest'anno la banca ha offerto la possibilità a colleghi sui vari territori di partecipare alla giuria, a esprimere un voto, quindi a leggere in anteprima le opere. Però, partendo dal presupposto che al bancario non interessa leggere cose non tecniche, io mi sono un grafico su un computer sarebbe, cioè, dice, esatto, ma sarebbe esatto, sufficiente se lo leggi così. Bene. Io mi sono candidato perché era un'occasione, come dire, di fare qualcosa di diverso, pensando di essere originale. Ecco, mi hanno detto che le adesioni sono state centinaia e centinaia e quindi in un normale sorteggio sono stato escluso. Quindi possiamo dirla così, anche i bancari hanno un'anima, anche i bancari leggono. E quindi okay. Non è vero, no, ma non volevamo risolvere questo dubbio in no, questo talk ai telespettatori. Mi sembrava giusto dirlo. Poi proseguiamo col giro, ma quello che dici mi permette di dare una piccola luce. È cambiato anche il modo con cui le grandi imprese finanziano il territorio, perché forse in passato questo genere di finanziamento era uno dei tanti finanziamenti a pioggia che alcuni enti distribuivano per garantire una certa visibilità, poi è arrivata la scalabilità dalle tasse o da altre cose, mentre invece quel soldino messo lì in realtà ricade già da subito nella crescita delle persone che con te si giocano la partita. Ma se posso dire, fa parte di un percorso, fa parte di una cultura di impresa, questo è. Si è affezionato. Da oggi pomeriggio avremo un microfono di Rete 7 nell'archivio storico di Stellantis, perfetto. Beh, mi piace. Gliene regaliamo uno tutto per lui. Allora, leggere è importante, leggere è fondamentale. Gli inglesi hanno l'espressione food for brain, cibo per il cervello, che dice proprio quello, cioè la specializzazione è importante, ma non ci si può fermare lì, non si possono leggere soltanto manuali tecnici perché facciamo gli ingegneri, facciamo gli economisti, facciamo gli esperti di fiscalità straniera. Leggere è importante perché ti dà ispirazione anche in maniera inconsapevole. Spesso, su quante volte ci succede di avere un'idea che magari lì per lì ci sembra meravigliosa, poi non lo è, però in generale abbiamo un'intuizione, un'idea, magari mentre stiamo facendo qualcosa di completamente diverso, stiamo leggendo un libro, un romanzo o anche solo stiamo guardando un film. Quindi l'apertura con cui ci accostiamo alla lettura è molto importante averla, e rinunciarci vuol dire rinunciare ad avere quelle fonti di ispirazione che possono arrivare da qualsiasi cosa. Un altro piccolo aneddoto, un manager di General Electric, Nuove Opinioni e Differenze, mentre io guardavo quelli che erano le varie scritte sui corridoi, no? E dicevo, mamma mia, qua c'è proprio un introttinamento generale, lui mi ha guardato, ha visto un po' i miei stupori e mi ha detto, non ti preoccupare Moreno, ciascuno di noi ha una copia delle confessioni sul comodino. La frase non era legata a una scelta religiosa, ma era legata al fatto che sì, siamo qua, facciamo questo lavoro, ma poi c'è un desiderio di riflessione, di calma, di meditazione che arricchisce comunque il nostro lavoro. Certo. Anche Sant'Agostino può essere una fonte di ispirazione, quello sicuramente. Sì. Vedendo magari non quando ruba le mele, sennò poi dopo... Venendo a sistemi rapidamente, sistemi è un'azienda tecnologica, facciamo software, ma accanto a sistemi c'è una fondazione culturale che ha una piccola casa editrice che pubblica fortunatamente testi e riviste che col software, che con la tecnologia non c'entrano assolutamente nulla, ma questa complementarietà riteniamo che sia molto importante, sia per il legame col territorio, sia per quello che dicevo prima di ogni tanto nutrirci anche di cose che non c'entrano con il nostro lavoro. Adesso abbiamo già il microfono che finisce nell'archivio storico di Stellantis. Ma la Fiat quest'anno compie 125 anni e quindi diciamo è normale che in un lasso ero di tempo... Ero fermo alla 128, che era la macchina di mio padre adesso. La 125 è una macchina, vabbè, è ingiustamente trascurata, ma è inevitabile che in un lasso di tempo così lungo si sia accumulata una corposa bibliografia. Eppure alcuni dei libri che aiutano meglio a capire la Fiat sono libri di narrativa.
penso alle Mosche del Capitale di Volponi, penso a tutti i libri di Oddone Camerana, o in particolare al Centenario. E questo è importante perché capire come quel tipo di sguardo, quel tipo anche di menzogna che insita nella narrativa, no? La narrativa è una menzogna concordata con il lettore, una sospensione dell'incredulità. Eppure quel tipo di sguardo lì, anche su una cosa, appunto, su una realtà concreta, imprenditoriale, come un'azienda, ti dà delle chiavi di lettura che il saggio normale non ti dà. Questa è una cosa che stanno imparando gli storici, che stanno imparando gli scienziati sociali, vale anche per la storia delle imprese. Mi facevi venire in mente, mentre parlavi, al film Il Sorpasso. È vero che all'epoca non eravate ancora insieme, però quell'Aurelia B24 Spider credo che abbia insegnato che cos'era il design e l'eccellenza italiana in tutto il mondo, grazie a Trintignant, a Gassman, e tra l'altro tranquillizziamo i nostri telespettatori, la scena dell'incidente hanno usato un'altra macchina camuffata, perché quella macchina è veramente da preservare. Cultura di impresa, quanto la cultura di impresa ha oggi, se vogliamo, uno strumento particolare che è il bilancio sociale, come strumento principe, innanzitutto da far diventare cultura di impresa e per fare quel trasferimento dal profitto al valore generato, e quindi generato non solo per la proprietà, non solo per chi vi lavora, ma generato per quel territorio dentro cui uno vive. Allora guarda, noi ormai è oltre 20 anni che facciamo il bilancio di sostenibilità, ma ti racconto l'aneddoto del primo. Era il 2003, no? Il professor De Viglio, che è il nostro presidente, ci porta in Scozia da un fondo scozzese, ci dice aspettate qua e poi entriamo a farci conoscere. Bene, arriva il segretario, dice mandateci questi documenti, ma il bilancio di sostenibilità? Ah no, noi non lo pubblichiamo ancora, bilancio in stile sabaudo, facciamo le cose, ma ah no, allora tornate la prossima volta. Abbiamo prodotto il bilancio di sostenibilità, no? Evidentemente, e lì, senza combinazione, abbiamo vinto il primo premio Sodalitas per la Social Award a Milano, ma senza fare niente di particolare, perché abbiamo fatto una fotografia di quello che facevamo nei 100 anni prima. E da lì è emerso che la cultura della sostenibilità è nel DNA di IRE, da oltre 100 anni, per cui puntiamo sempre al concetto di energie rinnovabili, di, diciamo, efficienza energetica, di risparmio energetico, che sono i valori, secondo me, fondamentali per un'impresa energetica. Ma come facciamo a diffondere adesso? Beh, ti dico uno strumento, perché oggi parliamo di giovani. Abbiamo un programma, si chiama EduIREN, che riguarda, rivolto ai giovani, e pensa che ogni anno coinvolge circa 80.000 ragazzi che vengono a contatto con i nostri strumenti, prevalentemente appunto oggetto di corporate social responsibility, cioè che riguardano certamente l'aspetto economico, che è un aspetto imprescindibile, ma anche e soprattutto sempre di più l'aspetto ambientale e l'aspetto sociale. Grazie. Il bilancio di sostenibilità parla all'esterno, anche noi sono decenni, diciamo così, che lo stiamo facendo, ma il vero salto di qualità è stato quando ha veramente parlato all'interno, cioè quando chi lavora all'interno dell'azienda, in questo caso di Beeper, ha parte integrante della sua attività la condivisione di quello che in quel bilancio viene scritto, no? All'inizio magari poteva essere un qualcosa per gli addetti ai lavori, invece è diventato un patrimonio comune sul quale quotidianamente la banca impegna le proprie risorse. Ecco, lì davvero è diventato qualcosa che viene agito, non solo letto, e questo penso sia fondamentale per dare credibilità a quello che si fa. Rimango un attimo su questo concetto, perché poi la banca deve anche scegliere quali aziende promuovere, sostenere, eccetera, e quindi arriverà, se non è già arrivato, io in questo caso non conosco le vostre procedure, il momento in cui il bilancio di sostenibilità diventerà un elemento per la banca per scegliere chi finanziare. Lo è già, ma dico una cosa, questo è oggi un piccolo problema che diventerà una grande risorsa.
perché la sostenibilità viene declinata bene dalle aziende che sono qua presenti, che hanno strutture, capacità, storia. Ecco, una banca di territorio, benché nazionale come noi siamo, deve parlare con tutti, anche con quelli che oggi non sono ancora in grado, all'interno anche delle filiere, di esprimere delle sostenibilità. Questa è la vera sfida, creare accesso al credito a condizioni agevolate anche a chi oggi non ha gli strumenti per potersi esprimere in un certo modo. Ecco, io penso che la sinergia tra mondo imprenditoriale, banche, quindi gli stakeholder, debba agire in questo per dare a tutti le stesse possibilità a beneficio della collettività. Un piccolo episodio personale: un caro amico, Andrea Pontremoli, credo che lo conoscono in tanti, amministratore delegato di Dallara, da una carriera manageriale brillante in giro per il mondo, sceglie di stare in Dallara, che fa macchine del vento, che è il top della tecnologia legata al mondo delle corse. Perché? Perché Dallara fa gli asili, si occupa delle strade, di quei paesini, delle valli bolognesi dove si trova ad operare, e lì riscopre... In realtà Valle Parmigiana. Valle Parmigiana, sì. E lo dico da uno di Parma, che conosco la Dallara, vedi, conosco Pontremoli. Ti ho fatto la sponda su, di quei posti lì. Questo credo che sia anche, visto che spesso si parla di fuga dei cervelli, poi forse i cervelli sanno anche fare bene i conti e sanno che non è solo ed esclusivamente la fee finale il motivo per cui scegliere un'azienda. Scusate la parentesi, ma credo che anche questo faccia parte di cultura aziendale. Allora, il bilancio di sostenibilità oggi è appannaggio dei big, delle grandi aziende, delle grandi multinazionali che operano in Italia e in Europa. La vera sfida sarà come il bilancio di sostenibilità, che ricordiamo riguarda la sostenibilità energetica, sociale, di governance, e ESG è l'acronimo inglese, come questo bilancio sarà interpretato dalla pluralità delle aziende, dalla maggioranza delle aziende. E questo è un obbligo. Sugli ESG deve... le banche si sono già mosse da diverso tempo. Certo, però le banche fanno parte delle big. La sfida sarà per tutte le altre, per tutte le altre aziende. Se la sostenibilità rimane un adempimento sulla carta, sarà cambiato non poco. Non deve essere fare carta in più. Non deve essere fare carta in più. Però questa è un'opportunità, una sfida, vedremo, ce lo diremo tra qualche anno se questa sarà un'opportunità però che verrà colta o meno. Proprio nel non dover fare carta in più, e visto che parliamo di cultura aziendale, dovrebbe essere la cultura aziendale a dire questo strumento qui non è una cosa che ci chiede in più il legislatore o la banca. Ma per quello dico che è un'opportunità, perché è un'ulteriore leva per andare in determinate direzioni. Poi ci sono molte aziende virtuose che anche senza l'obbligo di un bilancio di sostenibilità sono già per molti profili sostenibili, altre non lo sono, però deve essere un indirizzo, una spinta, un incentivo per tutti andare proprio verso la direzione di una maggiore sostenibilità. Proprio per questo non deve essere solo un pezzo di carta. Nell'archivio storico di Stellantis c'è già un bilancio di sostenibilità, non lo so. Sì, noi raccogliamo tutti i bilanci, però appunto in quanto archivista ho una forma di, diciamo, di amnesia selettiva. Io tutto quello che è venuto dopo il Novecento non lo so, ho sentito dire che a Mirafiori ci sono dei progetti importanti di economia circolare, ma io li vedo nell'ottica del passato, nell'ottica della storia, dove la sostenibilità si incarnava in una attenzione agli sprechi che era veramente parte del DNA dell'azienda. Dante Giacosa, probabilmente il più importante progettista della storia Fiat, andava dove c'erano i modelli in gesso delle future macchine con una grattugia da parmigiano per togliere, all'ultimo momento continuava a togliere, perché lui diceva: io arrivo da una famiglia povera, so cosa significa risparmiare su tutto, e so anche a quei tempi il 90% del prezzo di un'automobile derivava dal peso, quindi togliere aveva un impatto immediato su quanto a chi la potevi vendere. E in più lui aggiungeva: perché io in più so che la semplicità è compagna della bellezza. E questo era veramente la cosa, cioè
Non, ricordiamoci questo, che la sostenibilità si può sposare con il profitto, si può sposare con il design, si può sposare con l'eccellenza, nel momento in cui diventa un modo radicato di economizzare con stile italiano, diciamo.